è meraviglioso. Ecco, vedi il palazzo di Crimea. E partono da qui, sempre. No, no. Con i giardini pensili e le terrazze. Gli altri partono da... Faccio concorrenza. Bravo. E tu, Ale, però dovresti tuffarti per riprenderla bene, perché lei guarda così, la villa. Stando... Posso tuffarmi io, però, e riemerge con gli occhiali e lì che... Sì, la facciamo in slow motion. Oh, siamo da vera diva. Abbiamo un abito assolutamente bizzarro oggi. Da parte tu? Che metterai? Maglietta bianca? No, maglietta bianca. Da d'alta moda? D'alta moda. Che meraviglia. D'alta moda andalusa, ma... direi. Dos. So che sono da combattimento. Che un'ottima cosa. La mascherina di Damasco, ovviamente. Bravissima. Stai riprendendo senza audio, vero? Sì. E soprattutto ogni tipo di fiore. Questo cos'è? Non so che di inventare però un bel nome latino, più che hai fatto gli studi classici. Certamente. Ho avuto la prontezza. Fenula irrigidis. Vadi. Però se vedo un ramarro... Bellissima. Insomma, prendi sempre la strada sbagliata, noto. Dunque... Sì, forse non dritto, era l'accesso principale, dritto. Però. No, ma poi ci sono dei ramarri che escono... Vado a Matteo? L'accesso principale. Ditemi quando finisce la strada, perché non voglio finire nel lago. Hai un metro. E poi ti scontri con acide. Sento un aspirapolvere, quindi come sai che qui c'è qualità. Posso metterti il telefono? Sì. Perché mi spiace fare tutti i video con questo telefonetto fucsia in mano. E ci guardiamo come quelle foto che abbiamo fatto all'Olimpico, le foto Abby, ma la finta foto spontanea, sì, non so cosa stiamo guardando, però l'importante non so, è non guardarci noi, perché ci vogliono almeno 3 telecamere per Arianna, perché sì. lei si stava annoiando molto, sì, ma sei viva voce, per cui non mi raccomando, lei mi ha subito detto dicendo sono io che non ci tengo con lui, è un tuo parente che bisogna stare molto attenti. Sì, va bene, te li faccio io. Va bene, ciao. Allora. Ci tengo molto a conoscere. Grazie tante. Lei si mette qui, la prendi in là, c'è una cosa. Ma soprattutto lei è molto più spontanea. È molto rigida. Mi qua e firmi lei. Chi è che devo firmare? Così? Sì. Ok. Ah, è pesantissimo sto attrezzo. Quello pesante. Ma sto riprendendo io? Una bella domanda. Riguardo la sepoltura, mamma, come vai vicino tu? Ma abbiamo anche l'audio, vero? Sì. Di qualcosa di memorabile, però. Qualcosa di memorabile? Beh, sì, come le cose che dici tu solitamente. Ma senti, Arianna, ma i tuoi rapporti con la Annenkova risalgono? L'unica cosa che abbiamo in comune è che c'è stato un passato da rifugiati. Ecco. Da rifugiati? E il vostro rifugio? E il vostro rifugio è così sontuoso? L'Italia, se l'avessimo saputo, se i nostri padri l'avessero saputo, già. Ma anche tu hai costruito un palazzo che ricordasse vagamente, diciamo, le ascendenze familiari? Sì, e anche il mio palazzo si arriva solo a piedi, quindi qui si arriva a nuoto, quindi è ancora più complicato. Terra da combattere, fondamentale per definire le rivelazioni. A novembre, gelida ma irresistibile, torniamo se si può laddove i violini potrebbero rompere i coglioni. Angelica Negroni la teniamo fino alla fine. Attenzione fisica che li sento, almeno spia. Vieni a quelli bilanciarmi su per la tromba delle scale, sfondarle il portoncino d'epoca a spallate e sfasciarle casa, usando magari qualche sua bella lampada di castiglioni, lasciandola poi a fine lavori, nella sua pozzetta della stessa PP Fashion, con racchiuso nel suo piccolo pugno tutti i suoi denti, per vendicare tutti gli schiavi venuti dopo di me. Cioè? Parli molto velocemente. Sì. E avendo la musica con il volume si fa un po' fatica. Quindi dobbiamo abbassare il volume ancora di più. Un altro grande grazie ad Arianna, perché in questo nostro Festival della Bellezza lei ha creato appositamente 2 monologhi, non uno solo, proprio per il Festival. Uno l'ha presentato al Teatro Olimpico a Vicenza a fine giugno e l'altro appunto è per voi questo pomeriggio. Incaricato di dar forma alle sensazioni opposte a quel freddo pungente che ti si intreccia alle ossa come una sciarpa bagnata, quella mattina c'è un giovane fotografo ungherese specializzato in sport.
Sport, sì. All'epoca i fotografi di moda non esistono. Si sta così bene. A gesti e bracciate, il giovane Martin Munkaksi chiede alla modella di correre verso la camera. Un'idea inedita, brillante, assolutamente eretica per quel periodo storico in cui si parla di moda attraverso queste pose accurate, artificiali, bloccate. Sottospirito. L'editor in chief di quei numeri si chiama Carmel Snow. È alta 1,30 m, ma vede lontano ed è una professionista in ambito di rivoluzioni. Nella sua autobiografia, Mrs. Snow descrive il risultato di quel servizio di moda a Palm Beach come la sintesi immaginifica di una ragazza che esplode nella sua cappa bianca con la stessa potenza dei cavalloni alle sue spalle. Così la moda fa dimenticare l'inverno. Con quella pubblicazione, lo stile formale e rispettoso della ritrattistica di stile dei tempi vissuti fino ad allora capitola definitivamente nelle soffitte del trapassato remoto. Un salto euforico, vitale, fresco di una figura della quale si percepisce dal lucido della carta persino il respiro, inaugura la moda contemporanea. Dai reportage informali di Munkaksi, quindi parte il primo segnale di quel diktat tecnico che fa di realismo ed azioni le componenti essenziali della pubblicità di moda e della moda stessa. Giornali come Vogue avevano seguito i percorsi del costume alla fine del XIX secolo, avevano registrato il cambiamento, il passaggio dalle sue modalità di espressione così garbate, proprie dell'illustrazione, alla nascita della timida posa statica per il grand'angolo, fino ad arrivare a quel momento lì, al momento del primo salto sulla spiaggia che ne avrebbe anticipati tanti altri. Italica! Ciao America! Tiete le Kardashian! Vuoi anche l'apo? Che cosa succede? Dunque, dovete, come avrete immaginato, sono nata in una famiglia un pelino, come dire, di merda non si può dire, quindi particolare. Cresciuta con un'educazione che oggi dovrebbe essere illegale. Basta!